Ricordo che Izzo una volta mi invitò a cena con Gabriele Salvatore. Si erano qui a Londra e stavano registrando la colonna sonora del film Il ragazzo invisibile. Io accettai con grande piacere, poi però una volta a tavola mi resi conto che c'era una forte tensione fra loro due. Lui ha detto, io non so se ce la faccio, ma Gabriele mi sta offrendo questa possibilità, questa sfida. E allora ci provo. Io capii che Ezio aveva voluto che fossi presente proprio per cercare di stemperare questa tensione che si era creata fra di loro. Per fortuna, alla fine della cena, gli animi si erano rasserenati. Per chi ama la musica, Abbey Road è un luogo magico, anche perché ci sono ancora le chitarre dei Pink Floyd, il Revox con cui i Beatles hanno inciso Sgt. Pepper's. La cosa meravigliosa è che in quello studio, davanti a una sessantina di elementi della London Symphony Orchestra, Ezio, dirigendo, era in piedi, anzi sembrava volare.